entriamo direttamente nel vivo della serata, perché qui abbiamo con noi Gino Romano, che ci parlerà appunto di come il gesto e le origini, la poesia, siano gli elementi complementari della performance artistica. Non vi dirò, ho già detto tante altre volte, che a Gino Romano mi è comune il fatto di essere chimico. Gino giustamente dice che non c'è zecca, allora io temendo che lui la consideri una diminuzione, vi dico direttamente che lui è vicepresidente di All Jazz Italia, è autore di diversi testi su jazz, alcuni dei quali sono stati tradotti in inglese e hanno ricevuto recensioni positive dalla critica del settore, e infine è leader di una band le cui origini risalgono alla metà degli anni 60. In questa band Gino Romano non a caso suona la cornetta, e quindi ci ricolleghiamo al discorso di Garrone. Mi auguro, questo è ovvio, che non suoni la cornetta nel senso che diceva Garrone, la cornetta per il braccio, per avvisare il braccio. Io ho avuto il piacere di trovarmi accanto a Gino Romano e la sua band in due recenti occasioni dedicate appunto al tema jazz e poetry, jazz e poesia, una delle quali a Castellammare al Circolo Internazionale e l'altra recentissima alla fine di settembre all'Ospedale della Pace a Napoli nel corso della manifestazione Libro in Fiera. Io ho finito e quindi lascio a te la parola. Grazie. Illuminaci di me. Grazie a tutti, grazie per l'attenzione, grazie alla presentazione. Apriamo subito una piccola chiosa, è bellissimo già il titolo della poesia di Fosco Maraini, il titolo del volumetto, si chiama Agnosi delle Fanfore. Allora, grazie a tutti la partecipazione, perché è tosto l'argomento, cercheremo di renderlo leggero, nel senso che parlare di jazz a un pubblico che si riunisce soprattutto per la poesia non è molto facile, soprattutto se non c'è un supporto musicale, e a molte volte quel supporto può anche essere inutile, perché se non si è preparati all'ascolto. Però diciamo che questa mia conferenza, tra virgolette, più che altro una chiacchierata, più che altro vuole essere invece una conferenza programmatica, se mi consente Carmen Matarazzo. Io sempre pronta. Nel senso che abbiamo avuto questi due esperimenti molto belli, sia quello di Castellammare sia quello di Napoli, ma sono stati, sulla base di quello che mi appresto a dire poi in maniera succinta, sono stati abbastanza tangenziali rispetto a quello che è il cuore di jazz e poesia. Penso che con l'entusiasmo di Carmen Matarazzo, la collaborazione di Raffaele Radone, il gruppo, l'associazione che ho il piacere di vicepresiedere, Hot Jazz Italia, potremo fare delle cose belle per strutturare meglio e dare più spessore a questo discorso di jazz e poesia, perché come vedremo in questa chiacchierata, non vi preoccupate, brevissima, non è semplicemente l'accostamento di due termini, vedremo che hanno un senso tutti e due insieme, hanno una specifica connotazione. Allora vale la pena però spendere qualche parola, non si può parlare di jazz e poesia se il jazz viene, non dico del tutto ignorato, ma peggio ancora, si immagina di saperne qualche cosa e non se ne sa nulla, perché se si pensa che il sottoscritto che se ne interessa fin dal 1958, 53, 58 sostanzialmente a oggi, ne sa un pochino, ma perché? Non perché non si sia documentato, ma perché le fonti sono venute fuori solamente negli ultimi anni. Questa è un'arte, l'arte è una delle due arti dello scorso secolo, il cinema e il jazz, che sostanzialmente è esploso nell'arco di 100 anni. Non a caso il 16 gennaio di quest'anno, dell'anno che sta per finire, è stato celebrato il centenario del primo disco di jazz. Quindi è un'arte che ha 100 anni, non di storia, perché ovviamente c'era stato un po' di incubazione prima. Quindi in 100 anni questa disciplina si è, come vedremo, modificata. Quali sono le componenti? Qua mi spendo subito una cosa, se vogliamo dare una prima definizione all'inizio, senza sapere nulla,
Mi piace molto una definizione che proviene dalla filosofia ed è una definizione sostanzialmente di Nietzsche. Quanto è bella l'arte inconscia che emerge dalla vita popolare. E in effetti è un'arte che emerge, come vedremo, dalle componenti che sono di vita popolare. E qui mi fa piacere, visto che siamo nell'ambito del trentennale di Annibale Ruggeri, visto che si cercano degli agganci sia pur lontanissimi e delle piccole sintonie, ma mi fa piacere ricordare che Annibale Ruggeri era laureato in filosofia, era un appassionato di Nietzsche e sostanzialmente si laurea con una tesi meravigliosa sulla cantata dei pastori. E quindi arte inconscia che emerge dalla vita popolare mi ha fatto sentire abbastanza agganciato e non fuori luogo in questo contesto. Dopodiché a questo punto, quali sono le componenti di questo gesto che 100 anni fa riesce a far pubblicare, incidere e vendere un primo disco, un 78 giri? Le componenti sono la musica europea che era stata portata dagli emigranti, soprattutto anglosassoni, nord Europa, ma una ottima componente italiana, soprattutto meridionale. Infatti non a caso il primo disco, sostanzialmente il 50% della band, di più il 70% della band, che sono 6 persone, quindi 4, sono di origine siciliana, Nick La Rocca e altri nomi che è inutile stare a dire, ma che sono di origine siciliana. Quindi c'è la componente della melodia e dell'armonia europea, c'è sicuramente la componente africana per gli strumenti, africana, una bella parola l'Africa. Se avete tempo, perdete un secondo quando tornate a casa, guardare su un atlante l'Africa è enorme, quindi una cosa è l'Africa occidentale, una cosa è l'Africa orientale, ognuno con tradizioni, con strumenti, tutti presenti, e le varie componenti in funzione dello trasferimento degli schiavi vengono portate a New Orleans. Dove, perché il jazz poi nasce a New Orleans e non nasce a New York? Perché non bastano quelle due componenti, ci vuole anche una componente americana, tra virgolette, i canti di lavoro, ci vuole la chiesa sia protestante che cattolica. Questo mix fa sì che questa musica, alla fine osteggiata o meno, ma venga riconosciuta come sentita da chiunque. Ha avuto successo sostanzialmente perché dovunque sia stata proposta ci sono echi di localismo. Noi ci divertiamo molto nel suonare jazz tradizionale, nel riconoscere, ci stanno brani che sembrano presi, pari, no, non ne sembrano presi, probabilmente lo sono dal Rigoletto o dall'Anna Bolena di Donizetti, ma contemporaneamente qualcun altro sente una musica di tipo, in genere viene sempre trascurato, c'è una componente fortemente cubana, quindi c'è un mix tale, questo ha fatto sì che ci fosse un grande successo. Questo successo che cosa comporta? Comporta un'evoluzione, abbiamo detto 100 anni, il jazz. Mi piace il jazz, quanti di noi lo diciamo? Non mi piace il jazz. Sono stato a un concerto di jazz. È una parola vuota, perché c'è da stabilire lo stile. È come dire mi piace la pittura, quale? La rupestre, Duccio da Boninsegna, Miró. Quindi, e anche per il jazz, purtroppo il limite è che questa disciplina è esplosa in 100 anni e quindi si parla dall'early jazz, quello che ancora jazz non era, ma era il blues che si univa al ragtime, un poco di musica europea, un poco di musica africana, ai canti di lavoro, ai canti funerali, quelli dei funerali, quelli dei battesimi. E questo ancora jazz vero e proprio non è. E poi diventa New Orleans. Poi diventa Chicago, poi diventa Dixieland, poi diventa New York, poi diventa swing. Fino a questo punto, noi, la mia generazione, quelli che chiamiamo il jazz classico, con lo swing già è finito. Perché? Perché poi comincia una diramazione assoluta dove il jazz finisce di essere una musica per il ballo e per il divertimento, ma diventa una musica concettuale. C'è una rivoluzione fatta alla fine degli anni 40, dove i neri d'Africa che vogliono con maggiore forza il discorso della libertà e quant'altro,
però decidono anche di sovvertire tutte le regole della musica e quindi non vogliono più il motivo che si riconosca, ma destrutturano la frase musicale, destrutturano gli accordi. Morale della favola, si passa dal jazz che si ascoltava per il piacere di sentirlo e di ballare a un jazz concettuale dove si sta battendo il piede a terra con gli occhi chiusi e che ascoltiamo. Questo ha fatto sì però che venisse molto spesso dimenticata tutta il percorso precedente, come se fosse nata questa seconda fase solamente. E quindi si fa riferimento in pratica quasi esclusivamente, come vedremo, a questa seconda fase. Quindi quando la gente dice jazz, quasi al 90% è il moderno, nelle sue varie estrinsecazioni. E perché poi c'eravamo fermati allo swing, ma poi c'è stato il bop, poi il cool, poi l'hard bop, poi fusion. Non sono solo parole, non sono solo termini. Si è passati da una musica acustica, dove si riconosceva il motivo, a una musica addirittura di tipo elettronico. Quindi, cose completamente non confrontabili. Uno riconosce un brano perché c'ha un titolo, ma se dovesse, cioè, dirmi il motivo, il che non vuol dire, attenzione, significa che è un'evoluzione assoluta dell'arte, ci vogliono altre competenze e altre conoscenze per approfondire il discorso. Allora, questa rapidità ha fatto sì che le differenze venissero sfumate e per accorciare i tempi, tutto quello che dalla fine dell'Ottocento, quando era in incubazione, fino agli anni 20, i primi anni 30, venisse calato nel dimenticatoio o peggio ancora scambiato per una musica quasi di serie B. E quindi molto spesso questo ha anche servito, è servito alla televisione, al cinema, per dare minore risalto a questa musica, perché molti di voi, di noi, sanno benissimo, abbiamo visto spettacoli dove il jazz tradizionale veniva suonato con le giacche bianche e rosse, le pagliette, ancora oggi noti presentatori, oramai ottantenni, non facciamo i nomi, si dilettano a far vedere che loro parlano, ma fanno questo aspetto di tutto sommato deteriore e negativo. Dopodiché, e questo abbiamo inquadrato un minimo per cominciare a capire di cosa stiamo parlando, come tutte le arti, anche il jazz, detto genericamente, a questo punto non sono più generalista, ma diciamo, intendendo jazz, dico proprio jazz, da quello delle origini a quell'ultimo che stanno producendo, quindi tutto il jazz, comincia a incontrarsi con altre arti, come in un momento sostanzialmente con accostamenti di opportunità, di mercato, per questo. Un esempio, si aprono dei canali, ad esempio jazz e cinema, dopodiché jazz e cinema, un altro canale molto bello è jazz e filosofia, un altro molto bello è jazz e arti visive. Allora, jazz e cinema, allora scatta subito, per quelli che sono appassionati di questa, di cinema, quantomeno, se non di jazz, e chi non ricorda Ascensore per il batibolo di Louis Malle con la musica di Miles Davis, meraviglioso. Chi non ricorda altri film successivi con la colonna sonora del Modern Jazz Quartet, bellissimo. Nello stesso audace colpo dei Soliti Ignoti, la musica è di Piero Umiliani ed è musica jazz di accompagnamento. Ma il punto è un altro. Abbiamo detto che il jazz era cominciato alla fine dell'Ottocento. Possibile che non ci sia niente che possa collegarsi al cinema. Personalmente mi ricordo di aver visto Venere e il professore con Danny Kaye, dove c'era Louis Armstrong e c'era Benny Goodman che recitava. Ricordo di aver visto un altro film che si chiamava New Orleans e così molti altri. Ma come accennavo prima, si tende a partire da certi anni in poi, ci si dimentica dei periodi precedenti. Jazz e filosofia, solamente Lego e Ornette Coleman. Ma perché abbiamo appena finito di... ce l'ho in corsa, tra l'altro. Abbiamo appena finito di parlare di Nietzsche e del discorso tra Apollinio e Dionisiaco.
qualcheduno, fra l'altro è un amico che ho avuto il piacere di conoscere, autore di un libro molto bello su Dioniso a New Orleans, perché riconosce nel jazz un, siccome un'alternanza continua, Apollinio, Dionisiaco, Apollinio, Dionisiaco, se si rimane nell'Apollinio è una tragedia, nel senso non della bellezza della tragedia greca, dice, riconosce nel jazz quel rinnovo della improvvisazione, del frastuono, del mancare delle regole e altro che gli dà la spinta. E allora a questo punto, e prende come brano di riferimento uno che è uno dei più grandi classici del jazz tradizionale, West End Blues di Louis Armstrong, che è del 1929, non è degli ultimi 20 anni. Jazz e arti visive, allora, musica jazz, ammirando dei bellissimi quadri. Sì, va benissimo fare riferimento per anni più recenti a Van Gogh, a Modigliani, a De Chirico con i metafisici, ma nulla vieta di poter avvicinare dalle sensibilità di chi ascolta, di chi conosce la pittura e di chi scrive. Quindi nell'accostare siamo sempre però in una fase dove stiamo accostando i termini senza una regola specifica. E qui ora ci avviciniamo al discorso di jazz e poesia. Sto levando qualche foglio per non annoiarvi voi più di tanto. E allora andiamo a introdurre, per poi capirci meglio sul discorso della performance art, andiamo sul discorso del jazz and poetry, jazz e poesia, sul concetto di performance art. La leggiamo così non c'è equivoco, poi questi appunti li organizzo in un fascicoletto, mettiamo in formato PDF e se non sarà possibile lo possiamo anche così. La performance... parte che stiamo facendo il video, sì. Quindi si viene registrato. La performance art è un'azione artistica generalmente presentata a un pubblico che spesso investe aspetti di interdisciplinarietà e che può essere scritta o non scritta, casuale o organizzata attentamente, spontanea o pianificata, con o senza il coinvolgimento del pubblico, eseguita dal vivo o presentata attraverso i media, quindi già si differenzia molto. Una volta il termine era diverso, qualcuno se lo ricorderà, si chiamavano happening, sì, sì. Quando erano più di una forma artistica che si estrinsecavano e si concludevano nel momento, non erano riproducibili se non in maniera diversa. In realtà i generi della performance art sono quattro e sono, per chi studia questa materia, sono ratificati. Hanno un nome e un cognome, la body art non ci interessa, sono fluxus è più che altro una scuola di pensiero che mescola interdisciplinariamente varie, ma la terza si chiama poesia d'azione, cioè una definizione, poesia d'azione è una specifica, uno specifico settore della performance art. E a questo punto andiamo a vedere più o meno come nasce e come può essere definita la poesia legata a questi concetti. In realtà non esiste una sola risposta, ne esistono due, e qui mi rifaccio al discorso conferenza programmatica. Nei due esperimenti che abbiamo fatto di poesia, con Raffaele Ragone, l'introduzione di Carmen Matarazzo, Raffaele Ragone che presentava sue opere di un viaggio in America, c'erano alternate a due o tre poesie dei brani della nostra band di jazz tradizionale, ma che fossero in linea, non musica suonata, tanto per suonare, che fosse in linea nel titolo, in alcuni termini e quant'altro con quello che Raffaele aveva detto pochi minuti prima. Quindi può essere in generale, può essere il jazz and poetry, può essere una forma di poesia che prende spunto da temi jazzistici. Così come sono anche jazz e poesia, sono poesie dedicate soprattutto a quegli autori del jazz che hanno avuto una vita travagliata o addirittura sono scomparsi prematuramente, Beats by the Beatles, ci sono molti trentenni, per motivi quasi sempre di alcol o di droga, per la verità.
che scompaiono, che però rimangono nell'immaginario collettivo e di conseguenza tirano poesie, piccoli romanzi, novelle e quant'altro. E questa è una gesta un po' di carattere molto generico. Invece, cosa succede? E qua ribadisco il fatto dell'importanza del jazz tradizionale. Questa è la noce, il succo di tutto quello che volevo dire. All'inizio degli anni 20 c'è un primo poeta, che è il poeta della Casa Bianca in America, che è Carl Sanborn, il quale comincia, accompagnandosi con la chitarra, a recitare poesie per il presidente degli Stati Uniti d'America. E qua ancora siamo nel baro, ma a metà degli anni 20, nei primissimi anni 20, 1922-1923, c'è un nome che se avessi saputo c'era la possibilità di pubblicare, ma magari quanto prima sul sito, poi vi metto il link e ve lo farò vedere, c'è un autore che si chiama Langston Duke, che si mette insieme a un noto pianista nero, cui nome è James Price Johnson, autore di Charleston, si mettono insieme e fanno una serie di studi, sviscerano la musica di quel momento per vedere quando la musica con ritmo e alto si potesse alternare alla poesia e quindi in modo tale che la poesia fungesse sì da musica ma nel contesto della musica, insieme prima o dopo, e addirittura, oltre a tutta una serie di poesie e quant'altro, fanno addirittura un'opera che dura quasi 3 ore, che si chiama Weary Blues, dove all'interno di questo brano vengono suonati, giusto per citare, Hesitation Blues, che era stato scritto da General Morton, un noto pianista di fine 800 e 900. When the Saints Go Marching In, credo che la conosciamo tutti. Attenzione, non è la musica da circo questa che siamo abituati a sentire, nasce come spiritual. Già pensate, quando i santi vanno marciando, no? E quindi andava suonata, cosa che si vede nel video che vi volevo proporre, in maniera ritmica ma cadenzata. I Wish I Was Dixie, Battling Over Pop, cioè a metà degli anni 20 questa musica e jazz and poetry si sostanzializza con poeti che collaborano con autori di musica jazz oppure prendono opere che erano state prodotte per tutt'altro motivo per cominciare a proporre jazz del momento, stiamo parlando degli anni 20 e musica. E questo è il discorso del vicepresidente di Hot Jazz Italia. A noi fa molto piacere recuperare la presenza del jazz tradizionale, perché non è possibile che oramai il jazz, perché fa anche moda e fa anche chic, far vedere che si parla di certi argomenti, ma recentissimamente a Trieste un'organizzazione tira su uno dei primi importanti concerti di jazz e poesia, jazz and poetry, e che cosa fa? Utilizzano un test di un poeta futurista, Vladimiro Miletti, nato a Trieste, e fanno un'operazione di jazz e poesia recitando le poesie di Miletti con la musica di Charlie Mingus. Miletti ha pubblicato il libro nel 1926 e Charlie Mingus ha inciso il disco negli anni 60. Sarebbe stato più opportuno, cioè o uno si documenta, perché come vedete anche in una cosa molto semplice, jazz e poesia, puoi far ascoltare delle poesie e avere una band che però si è creata nella, un minimo di sensibilità e accompagna queste poesie, ma meglio ancora avere un lavoro a monte dove questo modo di essere imbricati in due momenti possa essere più forte, più strutturato e a questo punto anche più interessante.
poiché non ci sono supporti, è chiaro che da questo momento si va a cascata, ma è inutile che vi sia a leggere nomi di poeti dei quali poi non possiamo sentire nulla. Vabbè, arriviamo fino al giorno d'oggi, perché il discorso, ripeto, mentre jazz e cinema, ma possiamo dire di tutto, possiamo dire pure jazz e ristorazione, jazz e case aria, qualunque cosa, e poi troviamo gli angari. Invece jazz and poetry ha una sua specifica connotazione ed è questa, è tutto quello che deriva dagli studi di Cook, per cui il poeta o acquisisce del materiale jazzistico e modula la poesia in termini di ritmo, di velocità, può anche essere semplicemente come Fosco Maraini, cioè il discorso della musicalità delle parole. Quando la musicalità delle parole non c'è, per qualcuno che ha seguito un po' il jazz, ve l'ho citato più volte perché è l'unico che probabilmente conoscono tutti, è proprio Louis Armstrong, ma Louis Armstrong ha cantato il modo di cantare, ha cambiato il modo di cantare del mondo, perché fra l'altro ha inventato lo scat, che è quello, si narra che gli fosse caduto da mano il foglio con le parole durante un brano che si chiamava Ibis Gibis, non è vero perché era stato già documentata prima questa cosa, ma Armstrong spesso e volentieri invece di fare le parole questo oramai lo faceva solo Armstrong negli anni 20, poi l'ha cominciato a fare la Fitzgerald che lo imitava, e poi l'hanno oramai qualunque cantante, anche italiano, lo facevano gli italiani durante il fascismo, Bonino e Rabagliati, senza fare la voce roca, ma scatteggiavano tutto sommato. Quindi, perché parlare di questo? E ringrazio per l'opportunità che mi è stata data, semplicemente per portare l'attenzione che dire solo jazz non significa nulla, e che fare molta attenzione al jazz delle origini, al jazz del passato, che può piacere o non piacere, quel jazz tradizionale molto acustico, cornetta, clarinetto, trombone, banjo, batteria, basso o basso tuba, fatto con estrema semplicità anche di tipo musicale, armonie e melodie molto semplici, che comunque è la base di quello. Poi se oggi a qualcuno piace il jazz di tipo fusion completamente, non si può dimenticare che deriva da questa musica, dove c'è una forte componente italiana, c'è una forte componente europea, e quindi siamo tutti contenti perché in realtà ci riconosciamo in una musica sicuramente americana, riconosciamo comunque le radici della nostra formazione, della nostra preparazione e della nostra cultura. Grazie.